Allora, per il nostro tutorial andiamo ad usare questo fondo borsa che ho realizzato qualche giorno fa, in video tutorial per voi. Quindi nel box informazioni vi metto il link di come realizzare questo fondo. Ok? Detto questo, prendo il mio cordino Swan, vado ad usare questo tipo qua, di colore beige, ed userò di contrasto questo colore qua, il cordino burro. Allora, voi trovate sempre questi cordini nella mia pagina dedicata di Amazon. Quindi nel box informazioni vi spiego, cioè vi metto il link dove cliccate. Quando cliccate si apre la pagina ovviamente con una serie di foto. Poi andate sulle foto che vi interessano, quindi cordino Swan, kit borsa, fondo borsa e così via. Una volta che cliccate su quello che vi interessa, si aprono poi tutte le foto e lì, insomma, decidete dove cliccare in base. Qualcuno vi suggerisce anche i prezzi, cliccate e andate direttamente dal fornitore consigliato e fate il vostro acquisto. Per chi invece ha la possibilità di comprarlo nella sua zona, ancora meglio. Allora, detto questo, passiamo a quello che è il tutorial. Io uso uncinetto 3,5 ed inizio in un punto qualsiasi della borsa, visto che è tonda la borsa, insomma, non è che ci interessa più di tanto dove iniziamo. Allora, io inizio qua, dove praticamente ho chiuso, e vado ad inserirmi, vedete, prendendo due asoline solo per la prima, quindi mi aggancio. Lavoro 1 e 2 catenelle, filo sull'uncinetto ed entro in ogni punto lavorando delle mezze maglie alte, però lavoro a coste. Quindi filo sull'uncinetto, entro, vedete, solo al centro della mia asola e vado a lavorare a coste. Quindi lavoro delle mezze maglie alte per tutto il primo giro. Quindi proseguite fino alla fine. Arrivati, vedete dove abbiamo iniziato, quindi abbiamo le prime due catenelle, entriamo nella seconda e chiudiamo a maglia bassissima, in questa maniera qui. Adesso iniziamo il secondo giro lavorando sempre 2 catenelle, filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare in ogni punto sempre delle mezze maglie alte, ma questa volta prenderemo le due asole. Quindi lavoriamo delle semplici mezze maglie alte in ogni punto. Adesso andiamo a lavorare 3 righe totali, quindi questa è la prima, ne lavoriamo altre 3, quindi 4 righe totali e poi cambiamo il nostro colore. Una volta vedete che abbiamo terminato i nostri 1, 2, 3 e 4 giri, avremo questa altezza. Adesso io ho chiuso a maglia bassissima, taglio il mio filo di colore beige e vado a chiudere il punto. Come vi faccio vedere sempre, entro nel prossimo, prendo il mio filo ed entro in questo da dietro e prendo di nuovo il mio filo all'interno. Ho deciso di tagliare perché con il cordino andare a nascondere i fili all'interno, insomma, non è un problema. Quindi chiudiamo così e andiamo ovviamente a nascondere all'interno i nostri fili. Adesso con il colore beige non dobbiamo fare altro che agganciarci sul punto di inizio, quindi dove abbiamo chiuso in questa maniera qui, prendiamo il nostro filo e lavoriamo 2 catenelle. Filo sull'uncinetto e nel prossimo lavoriamo le nostre mezze maglie alte. Andate a proseguire per tutta la riga lavorando delle mezze maglie alte. Una volta vedete che abbiamo realizzato la prima riga, adesso andiamo a proseguire realizzando in totale altre 3 righe, quindi 4 righe totali. Quindi significa che faccio di nuovo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, nel prossimo entro e lavoro le mie mezze maglie alte. E vado a fare questo per 4 righe totali, quindi la prima l'ho già realizzata, ne vado a realizzare altre 3. Allora, una volta vedete che ho realizzato le mie 1, 2, 3 e 4 righe, questo è il risultato. Come potete vedere, la borsa tiene bella bella in piedi, il cordino è ottimo, quindi ha una bella tenuta. Ve lo consiglio. Allora, adesso andiamo a chiudere di nuovo il nostro punto, quindi io chiudo a maglia bassissima, come vi ho fatto vedere, e vado a chiudere il mio punto.
nella stessa maniera, perché cambio di nuovo il colore. Ecco qui. Adesso riprendo il colore più scuro, che in questo caso è il beige, e di nuovo vado a legarmi su quella che è. Vado sulla seconda perché altrimenti si apre. Due catenelle, una e due, filo sull'uncinetto ed entro nel prossimo e lavoro sempre delle maglie basse come si presentano. Quindi in ogni punto vado a lavorare delle maglie basse. Allora adesso io proseguo con le mie maglie basse, vado a fare un tot di giri e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora io ho proseguito e ho realizzato 14 righe totali, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Più 4 in colore beige e 4 in colore burro, scusate, 4 in colore beige, totale ho realizzato 23 righe, che sono un'altezza di 23 centimetri. Ok, quindi la mia borsa è alta già 23 centimetri. Adesso a questo punto io devo andare a realizzare i fori per infilare il modello di manico che voi già avete visto nell'anteprima. Come facciamo? Allora, dobbiamo contare in totale tutti i punti che abbiamo. Nel mio caso sono 84 mezze maglie alte. Io le devo dividere in 8 perché devo avere 8 fori. Dividendole in 8, chiaramente sono dispari, sono 10,5 ed è chiaro che non possiamo fare un mezzo punto per quanto riguarda l'uncinetto. Quindi li dividerò i 4 praticamente che sono in più e non posso fare il numero pari, li andrò a dividere tra i punti, quindi significa che lavorerò 10 mezze maglie alte, 11 mezze maglie alte, 10 mezze maglie alte, 11 mezze maglie alte, quindi poi 4 li farò dal secondo gruppo in poi. Quindi se voi fate un fondo più grande, ricordatevi di dividere i punti diviso 8 e lavorare come vado a lavorare io. Quindi inizio lavorando 1 e 2 catenelle che saranno la prima mezza maglia alta. E lavoro 10 mezze maglie alte, compresa la prima, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 mezze maglie alte. Adesso devo andare a lavorare 2 catenelle. Queste 2 catenelle io già le conto per il prossimo gruppo, quindi conto già 2 catenelle, salto 2 punti di base, nella terza lavoro un'altra mezza maglia alta che sarà il nostro terzo punto. Quindi io già sto contando una catenella, 2 catenelle e 3 è il terzo punto e arrivo ad 11, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ok, adesso devo iniziare a fare un altro foro e già conto, quindi significa che faccio 2 catenelle, 1 e 2, salto i 2 punti di base, quindi 1 e 2, vado nel terzo e sono già a 3 punti da contare, 3. Qui ho fatto 10 punti, 11 punti, quindi ne realizzo 10, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso devo proseguire con 11, quindi conto 1 e 2 catenelle, salto ovviamente i 2 punti di base, 3 e conto fine 11, arrivo ad 11. Una volta che ho realizzato i miei 11 punti, di nuovo 1 e 2,
salto 2 punti e vado nel terzo e quindi conto già 3 punti e proseguo con 10, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso proseguiamo con 11, quindi 2 catenelle, salto 2 punti, nel terzo lavoro una mezza maglia alta, quindi sono 1, 2, 3, devo andare a farne 11 e quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ecco, vedete come stanno venendo i fori piano piano. Adesso, ovviamente, dobbiamo andare a realizzare il penultimo foro. Quindi abbiamo realizzato una sequenza di 11, 1, 2, filo sull'uncinetto, saltiamo 2 punti. Nel terzo lavoriamo il terzo punto, 3, quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, adesso dobbiamo andare a lavorare ovviamente l'ultima sequenza, quindi iniziamo a contare fino ad arrivare nel penultimo punto. Quindi a questo punto è chiaro che dobbiamo avere un'ultima sequenza. Chiaramente l'ultima sequenza sarà formata sempre dai 2 fori, quindi gli ultimi 2 saranno fori e quindi 1, 2 e andiamo a legarci sulla seconda catenella di maglie bassissime. Quindi in questa maniera qui vedete abbiamo creato i fori che saranno 3 e 3. Ok? E se li sovrapponete vedete che i fori saranno sovrapposti. Vedete, io mi trovo praticamente, voglio farvi vedere, che i fori sono sovrapposti, come se fossero uno di fronte all'altro. E questo significa che abbiamo diviso bene i nostri punti. Ok, vi fate in questa maniera qui nell'ultimo punto, anche se non vi sembra di non trovarvi, vedete che comunque combaciano, quindi non vi preoccupate, abbiamo diviso bene quelli che sono i punti. Adesso andiamo a proseguire chiaramente e lavoriamo 2 catenelle. In ogni foro, in ogni punto, scusatemi, andiamo a lavorare delle mezze maglie alte. E arriviamo dove ovviamente abbiamo anche le nostre catenelle e sulle catenelle dobbiamo lavorare dei punti di maglia mezza alta come si presentano. Adesso vi faccio vedere. Arriviamo, vedete, quasi dove abbiamo il primo foro. E qui abbiamo le nostre 2 catenelle. Quindi entriamo dentro. Quindi andiamo a proseguire, vedete, su ogni maglia alta sottostante, mezza maglia alta sottostante, una mezza maglia alta. Ok, quindi andate a proseguire fino alla fine della riga. Arrivo quindi, vedete, dove ho gli ultimi 2 punti. Il primo l'ho lavorato, lavoro l'ultimo. L'ultima mezza maglia alta di questo giro e chiudo sulla seconda catenella maglia bassissima. Adesso andiamo a realizzare un'ultima riga, quindi questa sarà l'ultima riga di mezze maglie alte. Proseguo e arrivo fino alla fine. Quindi arriviamo, vedete, alla fine, chiudiamo sempre sull'ultimo punto a maglia bassissima. Tiriamo il nostro filo, lo tagliamo e andiamo a chiudere il punto in questa maniera qui.
andiamo a nascondere il filo. Quindi adesso vedete la nostra borsa è completata. Ok, ovviamente i due fori centrali saranno i manici che scendono frontalmente e questo sarà il lato che si andrà a chiudere. È la versione ovviamente più piccola per farlo in tutorial, ma se volete fare la versione più grande basta arrivare ad un fondo di 20 cm e quindi viene bella bella grande. Adesso dobbiamo andare a realizzare il nostro tubolare. Questo è il manico che io praticamente farò passare all'interno della nostra borsa. Nel box informazioni io vi metto il link del tutorial così lo andate a realizzare. Allora, la lunghezza per quanto riguarda il manico tubolare dovrà essere di 90 cm per una presa ovviamente a braccio, quindi significa non per la spalla. Se invece volete una presa sulla spalla dovete andare a mettere su un tubolare che arrivi almeno a 110 cm. Poi magari vi potete anche regolare voi come preferite, ok? Quindi andiamo a infilare il nostro tubolare. Allora, ovviamente prima di andare a infilare il nostro manico noi dobbiamo andare a foderare la borsa all'interno. Allora, io nel box informazioni vi metto le misure. Inizialmente, prima di alzare ovviamente la borsa, andiamo a prendere le misure del fondo. Nel caso insomma che voi lo realizzate con gli stessi materiali e lo stesso uncinetto, stessa modalità, sarà circa 17 cm. Quindi prendiamo il fondo, lo appoggiamo su quello che è il nostro, io consiglio sempre il panno Lenci o il feltro, insomma chiamatelo come volete, e tagliate una sagoma leggermente più grande, quindi di un mezzo centimetro in più, quindi lo bordate e tagliate la forma. Per l'altezza, quindi la striscia intorno che deve essere cucita, la andiamo a fare di 64 cm lunga per un'altezza di circa 23 cm, perché vedete noi dobbiamo andare a cucire proprio sotto il foro, ok? Se usate il feltro darà ancora più consistenza alla borsa, perché già il cordino Swan Black è bello consistente, quindi insomma per chi non volesse usare il feltro va bene anche insomma la fodera normale, però se usate il feltro vi aiuterà anche a mantenere ancora più rigida e solida la borsa. E siccome il fondo non è un fondo di ecopelle, questa cosa qui potrà essere molto utile. Quindi preparate, una volta che avete messo la fodera, mettete la borsa con i quattro fori frontali, vedete? Prendiamo il nostro tubolare aperto e iniziamo a infilare al centro un lato e l'altro. Ok, adesso andiamo a proseguire ovviamente per il resto dei lati. Quindi entriamo da questa parte e da quest'altra parte e da quest'altra parte uguale. Andiamo a fare di qua, entriamo da questa parte, giriamo la borsa, entriamo da questa parte e vedete usciamo frontali come siamo entrati. Quindi qua abbiamo il manico che tireremo e qui la stessa cosa. Ovviamente qui dobbiamo andare a cucire, quindi infiliamo il nostro ago e andiamo a cucire. Allora i fondi, vedete i margini saranno così, quindi che cosa facciamo? Qui ci sono proprio le maglie che noi abbiamo lavorato, quindi entriamo nella prima così, andiamo proprio a chiudere il nostro manico proprio entrando uno di fronte all'altro. Sempre rispettando ovviamente la forma tonda del tubolare. Non sono molti punti da fare perché ovviamente i punti sono pochi, iniziamo con 5-6 punti più o meno, quindi è ovvio che non sono tanti. Di fronte ci sono, vedete, i punti. Prima di chiudere date un'occhiata se siete andate in tutti i punti,
in qualche punto non siete andati. Ed ecco qua. Ovviamente io taglio il mio filo con un accendino, vedete, faccio così. E poi con la punta del mio ago lo infilo all'interno in modo che resta fermo e non si vede. Quindi quando andate a fare in questa maniera, la giuntura non si vede più. Ok? Quindi andate a tirare ed ecco fatto che il nostro manico è pronto ed anche la nostra borsa. Ok? Adesso io vado a decorare con una nappina che praticamente ho fatto anche un tutorial e questo tutorial, insomma, voi lo trovate tranquillamente sul mio canale, quindi per chi volesse fare anche lei questo tipo di decorazione lo può fare. Ovviamente vedete, come vi avevo detto all'inizio, la lunghezza del manico è una lunghezza da braccio, quindi se voi la volete mettere a tracolla, bisognerà farlo più lungo. E niente, io spero che il tutorial vi sia piaciuto. Mettete un mi piace se è così. Per chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi al canale e vi raccomando di attivare la campanella, che è importante perché avrete la notifica di tutti i video, così ogni video che vi interessa lo andrete a vedere. Io vi saluto, al prossimo tutorial.